Ciao, ciao a tutti. Alla fine l'ho fatta, ce l'ho fatta e ho deciso, ho fatto e adesso vi faccio vedere cosa ho combinato. Eccomi qui, nuovo look, nuovo taglio. Sì, stamattina sono andata dalla parrucchiera, gli ho detto via Roberta, taglia, taglia pure. Senza remore, taglia cortissimo, più corto che puoi. E lei mi ha detto: ma tu sei matta, tu vuoi proprio divorziare da tuo marito, perché lei sa perfettamente che mio marito preferisce i capelli lunghi. Però io sinceramente ero un po' stanca di sto capello lungo. Prima di tutto, alla mia età il capello lungo o è perfetto, tenuto perfettamente, o è meglio lasciar perdere. Sì, non solo alla mia età, però vabbè, insomma, alla mia età ancora di più. E allora volevo tagliarli cortissimi, così almeno anche in previsione dell'estate non avrei avuto problemi di capelli lunghi sulla nuca, raccoglierli, anche perché con la coda di cavallo dopo un po' adesso mi veniva il mal di testa e poi comunque i capelli si indeboliscono tenendoli sempre raccolti. E allora, ecco qua, questo è. Ditemi come vi sembra. Comunque sono già d'accordo, ho già tramato con la mia parrucchiera che appunto mi ha consigliato di non fare un taglio drastico così all'improvviso, dal lungo fino a qui al cortissimo. Fa tuo marito, veramente non ti fa entrare più in casa. E allora niente, adesso che comincerà a abituarsi, mi ha già visto e mi ha detto: ma cosa hai fatto? Lui mi vuole coi capelli lunghi, però deve mettere da parte l'idea, anche perché la testa è mia. Comunque niente, sono già d'accordo con la mia parrucchiera Roberta che prima dell'estate andrò ancora da lei e me li faccio tagliare cortissimi. Ho deciso ormai, così farò. Però adesso vorrei sapere da voi come vi sembro con questo nuovo look, se è una delusione oppure se vado bene anche così, insomma. Ecco, così, sono molto scalati qua dietro, non so se si vede, sono molto molto scalati. E il problema adesso sarà riuscire a tenerli così perché io non sono brava a usare spazzole e phon, però vabbè, in qualche modo farò il massimo, me li tiro dietro le orecchie così e basta. Ok. Video un po' ballonzolante, perdonatemi. Fatemi sapere come mi trovate. Grazie per avermi guardato. Un abbraccio e sorriso a tutti e al prossimo video. Ciao ciao!